Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. In un tributo carico di dignità e rispetto, Maria De Filippi si prepara a rompere il silenzio sulla scomparsa del suo amato marito, Maurizio Costanzo. La rinomata conduttrice, famosa per la sua riservatezza, ha mantenuto un discreto riserbo dal lutto, evitando di esprimersi pubblicamente fino ad ora. Fonti vicine alla De Filippi rivelano che è in cantiere una puntata commemorativa da trasmettere su Canale 5, in seconda serata. L'evento speciale è previsto per essere registrato al Teatro Parioli, luogo iconico dove veniva registrato il Maurizio Costanzo Show. Sebbene la data esatta rimanga da definire, si prevede che la trasmissione avrà luogo intorno al 24 febbraio, in coincidenza con l'anniversario della scomparsa di Costanzo. Questo omaggio si annuncia come un momento di profonda riflessione e celebrazione. Maria De Filippi, affiancata da Fabio Fazio, ospiterà varie personalità scoperte e valorizzate da suo marito, in un incontro che promette di essere tanto intenso quanto rispettoso della privacy che la De Filippi ha sempre salvaguardato. La conduttrice, nota per il suo impenetrabile approccio alla vita privata, è rimasta lontana dai riflettori dopo la perdita del marito, eludendo i media e mantenendo un profilo estremamente basso. Il suo unico commento pubblico indiretto sul lutto è emerso durante una sua apparizione in Amici, dove ha espresso il bisogno di andare avanti con il lavoro, un insegnamento che le veniva proprio da Maurizio. In un momento di dolore e riflessione, Maria De Filippi sceglie di onorare la memoria del marito, con un gesto che riflette sia la loro storia condivisa, sia la sua intrinseca forza di carattere. Questa commemorazione non solo rende omaggio a un amato marito e icona televisiva, ma segna anche un passo importante nel percorso personale di Maria De Filippi, una donna che continua a ispirare, attraverso il suo impegno e la sua discrezione. Quali è il vostro pensiero? Vi manca Maurizio Costanzo? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!